Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, perché amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, però divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto poi di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. E allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Tempo di Gesù non c'erano avvocati. Qualcuno della meglio così. Meglio fino a un certo punto, perché magari quando ci sono gli avvocati, alcuni sono buoni, altri meno buoni, altri pessimi. Comunque ci sono. Al tempo di Gesù niente avvocati. Gli avvocati, quando c'erano casi difficili da risolvere, lo facevano i teologi, che erano, a quel tempo non si chiamavano teologi, per chi non lo sapesse, i teologi sono quelli che studiano la Bibbia e le cose di Dio, ci siamo. A quel tempo si chiamavano scribi, perché scrivevano. A quel tempo non è che era facile trovare gente che sapeva scrivere. Figuratevi che sapevano scrivere sì e no dal 5 al 10%, gli altri erano tutti analfabeti. Secondo voi Gesù sapeva leggere e scrivere? Sì, perché si vede che la Madonna sapeva leggere e scrivere, e lo sappiamo questo dal fatto che conosceva molte pagine della Bibbia la Madonna, quindi leggeva. Quindi Gesù sapeva leggere e scrivere, ma molti non sapevano né leggere né scrivere. Quelli che sapevano leggere e scrivere venivano considerate persone istruite, persone colte. Gli scribi non solo sapevano leggere e scrivere, ma conoscevano la Bibbia. E nella Bibbia si regolavano, secondo quello che c'era scritto nella Bibbia, quando capitavano dei casi, anche perché poi c'erano altri libri che spiegavano la Bibbia o comunque spiegavano le cose della vita, e facevano pure gli avvocati. Ora, gli avvocati come ragionano? Ragionano che vogliono essere pagati. Questa volta mi diceva una povera signora, per una lettera che mi ha fatto scritto un avvocato, ha voluto 500 euro per una lettera. Curate, a volte ci si perde un patrimonio ad andare appresso gli avvocati. A quel tempo era lo stesso e peggio.
Perché mentre al giorno d'oggi magari un avvocato contro un avvocato si ci mette, uno capita l'avvocato giusto, finalmente riesce ad avere ragione. A quel tempo invece non era così. E quindi specialmente le vedove che restavano senza il marito ed erano povere, si mettevano nelle mani di uno di questi. E chi si facevano i bagni? Secondo voi Gesù queste cose le sapeva o non le sapeva? Le sapeva. Le sapeva. E attenzione, a differenza di tanti cristiani che al giorno d'oggi, quando ci sono cose storte, s'acchiantano, umbarrano e per non dare dispiacere a nessuno cercano di farsi i fatti propri, Gesù era uno che i fatti propri non se li faceva. Quando si trattava di difendere le persone deboli, tant'è vero che disse così: state attenti, guardatevi dagli scribi, non vi fate prendere in giro per chi legge la Bibbia e dicono che amano un bel Signore, perché una via per chiamare Dio. Da che cosa si vede? Dal fatto che si legge la Bibbia o dal fatto che si fa il bene al prossimo? Da che cosa si vede? Quando si fa il bene al prossimo. Questo invece altro che fare bene al prossimo. Quando capita a qualcuno, o spulpano vivo. Ha detto proprio così Gesù. Divorano le case delle vedove. Finito questo discorso, c'erano quelli che si mettevano in fila, perché a quel tempo si usava fare così. Al giorno d'oggi come facciamo nelle messe? Quando qualcuno deve portare il sacchetto della spesa per i poveri, o poeta, perché ce ne sono tanti che non lo portano, chi si scuoglia, Messina? Chi sa pigliare la pensione? Un si scuoglia? A portare un sacchetto di spesa in automese, su scuotono sempre da poco. Ma come possono fare, santa pazienza, a scuotare sì? Ma come possono fare? E intanto è così. Si mettevano in fila e mettevano i soldini o i soldoni, a secondo dei casi, in una cassetta. C'erano delle cassette belle, grandi, ci siamo. Pensa poco com'è. Prendete la cassetta, ancora c'è dopo ammucciata questa cassetta, dove l'avevamo fatta a suo tempo per raccogliere, per comprare il terreno della chiesa, nuova, quando sarà, se sarà, poi il terreno ce l'ha offerto il comune, quindi non c'è stato più bisogno per ora, ma quando poi cominceremo i lavori per la chiesa ci sarà bisogno. E c'erano delle cassette così, ce n'erano diverse. Ognuno arrivava e metteva i suoi soldi, però non è come quando venite voi una volta al mese per il sacchetto della Caritas, non è che io ognuno che arriva apro il sacchetto e dico qua dentro ci sono un chilo di zucchero, due bottiglie di salsa, un chilo di piselli e un chilo di lenticchie e due scatole di carne simmental. Se dovessi fare così. Ma a quel tempo lo facevo, dopo la via. Non è che... Ognuno che arrivava c'era l'incaricato che diceva il signor, per esempio, Giuseppe sta mettendo 1000 sesterzi, che era una moneta di quei tempi. Il signor Caio sta mettendo 10 talenti. 10 talenti era una cifra in milioni, ci siamo. Ognuno dicevano la cifra che versavano, ci siamo, quindi se ne tuinavano poi sotto che si annacava, tipo i mafiosi, no? Dire mica, mi ci messia. E schina, s'avvicinò una povolietta, era vedova, aveva niente meno, 2 monetine piccole, su per giù potevano essere quanto 2 pezzi da 5 centesimi al giorno d'oggi, ci siamo. Mischia, chi la aveva? Al rimissione la borsa c'aveva solo chi? Non aveva altro. E perché
era presentato in Gesù, pensa a dirci, il Signore mi aiuta. E se ne andò contenta al suo posto di avere dato tutto quello che aveva. Ci siamo. Quando Gesù vide questo gesto, la puoi posare la cassetta. Quando Gesù vide questo gesto, si chiamò a solo i suoi discepoli e disse così: avete visto la cristiana vedova che ha messo? Ce l'abbiamo, ce l'avevano visto, c'era già davanti, tutta la prima. Ci siamo, ce l'abbiamo vista. Vedete questa donna? Ha messo più di tutti gli altri. Ma che vuole lì? Sì, perché gli altri hanno messo gli spiccioli, avevano a borsa bella china perché era in misero da rinzo. Invece questa vecchietta picchiona a borsa tutto quello che aveva, lo ha dato in elemosina, quindi ha dato più di tutti gli altri, perché per lei quei due soldini erano quelli che le dovevano servire quel giorno per comprarsi il pane, e si levò un pane di mucca. Questo vuole dire Gesù. Cosa interessante. E allora, attenzione, l'insegnamento che ci dà questa pagina del Vangelo è in tanti sensi. Io ve ne dico tre. Il primo, ci dobbiamo mettere in testa che quando si va in chiesa bisogna dare un proprio contributo, o che uno fa i battesimi, o che uno fa la cresima, o che uno si sposa, o che uno viene ad affettare il salone, o che uno viene a messa, di quello che si può. Però bisogna essere generosi. Non è giusto come fanno certuni che nel cestino non mettono mai niente. Le spese ci sono, non solo, ma i soldi che entrano nella chiesa servono anche per i poveri. Qua ci sono alcuni incaricati della Caritas, c'è la signora Enza, ci sono altri che lavorano nella Caritas. Quando ci chiedono: ma voi li assistete poveri? Certo, noi assistiamo 300 famiglie, non fare niente, i soldi ci vogliono. Ma arrivano quelli del banco alimentare e non ci basta, molte cose le dobbiamo comprare noi, molte cose dobbiamo provvedere noi, molte volte si aiutano i poveri anche senza farlo sapere. E allora ognuno di quello che può, per questo motivo o per altri motivi, si devono aiutare le persone. Seconda cosa importante, le vedove nella chiesa hanno una grande importanza. L'avevano già nell'antichità, grazie a Dio la provvidenza ha voluto che un prete di Palermo gli è venuta l'idea di rifondare di nuovo l'ordine delle vedove che esisteva al tempo degli apostoli. Poi è esistito per circa 300-400 anni, poi st'ordine delle vedove scompare. Siccome c'erano tutti i femmine, pure che le vedove, quando restavano sole, si avevano a chiudere nei commenti, non ci furono più vedove piedi piedi organizzate e consacrate a Dio. Invece al giorno d'oggi c'è, di nuovo, perché questo prete di Palermo, che è il vostro parroco, mamma mia, come ci guidava. Certe volte l'ispirazione il Signore le dà, non è che io ho merito perché ho pensato questo discorso. Ero a Villabate molti e molti anni fa, ormai è passato tanto tempo, è spuntato prima il gruppo di Villabate, è spuntato poi un gruppo a Palermo, poi spuntarono altri gruppi. Adesso sono presenti i gruppi delle vedove in tutta l'Italia. Tant'è vero che faremo un convegno e verranno pure vescovi e cardinali a Roma la prossima settimana. Domenica prossima a quest'ora il vostro parroco farà una conferenza a tutte queste persone a Roma, alle vedove. Una cosa importante, perché a poco si sta capendo che la presenza delle persone vedove nella Chiesa è importante, sia perché loro, che sono quasi tutte povere, ogni mese facciamo il ritiro qua nei locali della parrocchia, quelli di Palermo,
cuore sotto un gruppo pure nella diocesi di Monreale a Partinico, e alcune di loro verranno pure a Roma. Primo, pur essendo povere, loro cercano di aiutare quelli più poveri, ed è una cosa importante. Secondo, fanno vedere alla gente che sono tutti angustiati, tutti disperati, che non si sanno comportare, che la fede in Dio aiuta a camminare nella vita e a superare i problemi e i dolori della vita. Terzo, aiutano tutti quanti a capire che questa vita finirà. Non è che possiamo campare tutti 101 anni come c'è un amico mio che faceva il ragioniere quando studiava all'università, che ha 101 anni e ancora ha un cerebro meglio di me. Però non tutti possiamo campare, dobbiamo morire. Allora le vedove, pensando al loro sposo che si trova in cielo, ci fanno capire che tutti siamo in cammino verso il cielo, e questa è una cosa importante. Terza cosa importante, ieri sera mi sono visto, e concludo, mi sono visto un bel film a Rai Premium, canale 25. Questo canale a volte fanno dei film interessanti. C'è la storia di un bambino che, emigrato dalla Siria, pensava che i suoi fratelli fossero annegati, aveva la fotografia dei suoi fratelli, e invece i suoi fratelli non erano morti, erano in Germania che le avevano adottate una coppia di tedeschi, se la passavano bene. Poi si ricongiunsero i tre fratellini e si abbracciarono, una cosa bellissima. E cosa significa? Che anche questa apertura di cuore, se ragioniamo tutti come Berlusconi e Salvini, siamo morti, parliamoci chiaro. Loro dicono di essere cristiani, mi dispiace, stanno andando il loro convegno, l'Italia, se andrà a finire nelle loro mani, andrà peggio di come va, ci siamo. Comunque, dobbiamo cercare di allargare il cuore, più si allarga il cuore e più bella la vita trascorre. Nell'ultimo sinodo che c'è stato dei vescovi si è alzato un certo, quando si diceva molti figli, pochi figli, si è alzata una coppia e sono venuti lì insieme con i loro figli e hanno detto: noi abbiamo 12 figli, fino ad ora la provvidenza non ci è mancata, dobbiamo essere fiduciosi nella provvidenza. Questo non significa a tutti quelli che sono fidanzati, io ci stai raccomandando di avere 12 figli l'uno, io questo non l'ho detto. Ho detto e dico che bisogna allargare il cuore, che non bisogna confondersi mai. I figli che il Signore dà si accolgono, non si fanno aborto, bisogna essere generosi. Queste persone che arrivano da fuori, per quanto è possibile, aiutiamoli. Cerchiamo di sollevarli, cerchiamo di confortarli, cerchiamo di farli sentire al loro agio, perché il Vangelo ci insegna così. Papa Francesco ci insegna così. Stavo dicendo, in meruto, quei con farà così. Quando ero bambino e si diceva, giocavamo tra noi ragazzi e per esempio dicevamo, facciamo una corsa e vediamo chi arriva per primo. In meruto a cose piene. Era un modo di dire, nel senso che cerchiamo di farci coraggio e andiamo avanti nel fare il bene.